nome Samuel Beckett, che forse, ma dico forse, il regista Marco Sciacalluga conosce. A proposito, ciao Marco, appena puoi riguardati il video che stiamo registrando. Ebbene, Beckett soleva dire: nasciamo tutti matti, qualcuno lo rimane. Ebbene, noi del Comitato della Lettera siamo probabilmente tutti matti, perché solo dei pazzi potevano lanciare questa iniziativa culturale, non valutando appieno tutti i rischi che una scelta di questo tipo poteva comportare. L'intenzione originale era quella di lanciare un concorso chiamato Una lettera in paradiso, che aveva lo scopo di raccogliere delle epistole inviate lassù ad un sacerdote speciale di nome Gaspare, Don Gaspare Canepa e Don Gaspare, chi lo ha sempre conosciuto. Un prete nato nel lontano 1919 a Voltri, che ha lasciato un ricordo indelebile in tante persone che hanno frequentato la sua colonia di Monteleco tra i passi della Bocchetta nella Valdemme. Colonia che prende il nome dal monte sulle cui pendici è situata la struttura che ha accolto tanti giovani genovesi, spesso provenienti da famiglie disagiate. Potremmo anche definire questa colonia di Monteleco una nave garaventa in mezzo al bosco. Le persone più anziane sanno di cosa sto parlando. Pensate che da quello che ci riferiscono gli autori di questo libro, i cosiddetti ragazzi di Donga, che poi tanto ragazzi non sono più visto che qualcuno di questi giovincelli ha più di 80 anni, ebbene per questa colonia sarebbero passati più di 40.000 giovani nel corso di 50 anni di storia di questa città superba. Ovviamente il termine superba non è mio, io sono un forestiero che vengo da una regione meravigliosa che si chiama Abruzzo, ma la mia vita e i miei amici sono tutti genovesi. Andrea, sei d'accordo? Dov'è Andrea Vassallo? Non vedo Andrea dal 6 settembre del 1972, sono 48 anni che aspetto ad abbracciarti, è una vergogna.